Buonasera a tutti, diamo inizio alla questione di question time. L'assessore che deve rispondere alla prima interpellanza non è ancora arrivato, quindi in accordo con il consigliere partiamo dalla seconda, non appena si raggiunge poi diamo priorità alla prima interpellanza. Quindi partiamo con la seconda interpellanza del giorno, interpellanza protocollo generale 22.639 del 30-10-2017, l'intero oggetto intenzione dell'amministrazione comunale in merito all'assegnazione di postazioni di vendita ambulante con sedi fisse in via Copernico. Consigliere Salerno, prego. Grazie. Premesso che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo numero 144 del 98, comma 1, lettera A, si intende per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalla legge regionale 29 aprile 2016, numero 10, di modifica al testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. Le indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e i criteri per la riassegnazione delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche sono state approvate con deliberazione di giunta regionale 27 giugno 2016, numero 10, 5345. La vendita su aree pubbliche necessita di un'autorizzazione da parte del Comune, le cui concessioni possono essere date per un periodo compreso tra i 9 e i 12 anni. Considerato che nella sola via Copernico risiedono circa 3.400 cittadini, quasi il 10% di tutta la popolazione corsichese, di questi almeno 1.000 sono anziani. L'edificio commerciale sito in via Copernico 3-7 risulta dismesso da anni e pertanto è venuta meno l'unica superficie di vendita di generi alimentari per un bacino di utenza di migliaia di cittadini. Tutto ciò premesso e considerato, chiedo al Sindaco se è intenzione di questa amministrazione prevedere l'assegnazione di postazioni di vendita ambulante con sede fissa di generi alimentari in via Copernico. Grazie. Grazie consigliere Salerno, prego vice sindaco Scurato la risposta. Sì, buonasera a tutti. Allora, nella zona appunto citata dall'interpellanza presentata dal consigliere Salerno, già durante la giornata del sabato comunque persiste nella zona adiacente il mercato di Aviditorio, quindi non è lontanissimo dall'area appunto popolosa indicata nell'interpellanza. Però, premesso questo, a breve, sempre via Copernico, riaprirà finalmente un supermercatino. L'ipotesi di riapertura, abbiamo incontrato già appunto le persone che dovranno appunto aprire l'attività, l'ipotesi di apertura è quella del mese di marzo prossimo, quindi assolutamente imminente. Peraltro, per quanto riguarda la tempistica, già nel corso appunto poi dell'anno in cui sono qua a Corsico, abbiamo avuto una serie di false speranze o false partenze poi dopo di operatori interessati ad aprire, poi quindi ci sono state tutta una serie di contatti comunque, salvo poi arrivare nel mese di settembre, quindi antecedentemente ancora dalla data di presentazione della sua interpellanza che sarà ottobre, quindi già a settembre sono state appunto rilasciate, è stata rilasciata l'autorizzazione per la mega struttura. Poi nel frattempo si sono presi giustamente i tempi per metterlo, per sistemarlo, ovviamente poi ogni catena ha le sue esigenze anche di franchising, quindi sistemazione di scaffali, degli spazi, e quindi erano iniziati i lavori, perciò appunto li ho incontrati un paio di settimane fa e hanno confermato che dovrebbero appunto aprire nel mese di marzo, perché sono appunto superficie che appunto resta intorno ai 550 metri quadri. Piccolo magazzino, quindi direi che finalmente verrà riaperto, quindi siamo molto, molto soddisfatti di questa cosa. Grazie. Prego, consigliere Salerno. Grazie. Allora, sì, questa interpellanza mi è stata sollecitata da numerose richieste dei cittadini della zona, per cui infatti ho voluto evidenziare che quella è una zona molto popolosa, come saprà. 3.400 cittadini non sono pochi, la sede in cui risulta debba aprire
supermercato, una sede, non so se è un supermercato o un supermercato, era già stata sede per anni proprio di una media struttura, di una piccola media struttura di vendita, comunque di generi alimentari, che comunque serviva l'utenza della zona, che avendo comunque un bacino d'utenza abbastanza ampio, vede anche molti cittadini anziani, quindi con problemi anche con i quali hanno anche problemi ad ampurare, quindi la necessità di eventualmente, nel caso in cui non fosse stata assegnata la struttura o nessuno ne avesse fatto richiesta, di sapere se era intenzione dell'amministrazione provvedere all'assegnazione di postazioni di vendita ambulante, era dovuto anche a questo, per dare appunto una risposta a quei cittadini che sentono, e a quelle cittadine che sentono comunque la necessità di avere una struttura di vendita senza dover necessariamente chiedere eventualmente al parente, all'amico, al vicino di casa di dargli una mano con la spesa, perché chiaramente il mercato settimanale, meno male che c'è in via di Vittorio, però comunque è soltanto una postazione settimanale. L'auspicio è quello che comunque questa struttura di vendita, diciamo così, dopo i diversi terremoti che lei ha evidenziato, resti insomma sul territorio e non vada via. In caso contrario, però, l'auspicio resta il medesimo, cioè non dovesse sopravvivere, almeno diamo la possibilità ai cittadini della zona di vedere assegnata delle postazioni di vendita ambulante per almeno per i generi alimentari di prima necessità. Grazie. Quindi soddisfatto? Al momento sì, poi vediamo sì, come evolve. Andiamo avanti. Interpellanza del protocollo generale del 2198, il 7/11/2017. Stato di salute dei servizi sociali a Corsico. Come siamo messi? Sempre consigliere Taverno, prego. Grazie. Premesso che il processo pianificatorio delle politiche sociali necessita preliminarmente dell'osservazione dei fenomeni socialmente rilevanti, qual è l'input per la definizione di un indirizzo politico di sviluppo territoriale e la conseguente implementazione di una programmazione coerente con i bisogni di tutti i cittadini che versano in uno stato di disagio sociale. Le famiglie in stato di difficoltà, i diversamente abili, i minori, gli anziani, in particolare quelli non autosufficienti, le persone sole, le donne maltrattate, i giovani, le persone a rischio di emarginazione e via dicendo. Ciò significa mettere in campo tutte le possibili risorse per dare risposte mirate, integrate e globali per programmare, prevenire e governare i processi tramite i nostri servizi sociali, con i comuni del territorio, attraverso il piano di zona, in forma integrata, coordinata e sovracomunale, in collaborazione con le parrocchie, le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato. La primissima cosa da garantire è l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, partendo dai più bisognosi. Pertanto diventa prioritario fare fronte con la massima celerità alle istanze che pervengono ai servizi sociali del comune, tenuto conto del rischio sociale elevato presente sul nostro territorio e quindi della necessità di abbattere il più possibile le lunghe liste di attesa ai servizi sociali. L'acronimo NET sta a indicare persone Not in Education, Employment or Training, cioè giovani che contemporaneamente non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo e non sono impegnati in un'attività lavorativa. Il 19 aprile 2016 la giunta di destra che amministra Corsico ha deciso all'unanimità di approvare la proposta di aprire un solo asilo nido comunale, Nido Giorgella. Il 28 giugno del medesimo anno il Consiglio Comunale, con il voto contrario solo di noi consiglieri di opposizione, ha de facto ratificato tale decisione, sancendo la prevedibile chiusura del Nido Monti, che oggi versa in stato di abbandono. L'accesso alla frequenza del servizio asilo nido per l'anno scolastico 2017-2018 prevede 50 posti disponibili e 22 di conferme, a fronte di una graduatoria di 112 bambini e bambine. Il 26 gennaio 2016 la giunta di destra che amministra Corsico ha deciso all'unanimità dei presenti di escludere dai criteri per la concessione di contributi e benefici economici i cittadini residenti nella nostra città da meno di 5 anni.
A seguito dell'aggiornamento dei criteri per la concessione di contributi e benefici economici, qualsiasi cittadino corsichese da meno di 5 anni, caso tipico non esaustivo delle casistiche, ad esempio le giovani coppie, che vedrebbero privarsi di risposte adeguate per i nuovi nati, che dovesse malauguratamente trovarsi in situazione di difficoltà, non potrebbe usufruire né dei contributi e dei benefici economici del proprio comune di provenienza, né di quelli del comune di Corsico, pur pagando al nostro ente regolarmente le tasse, come tutti gli altri cittadini. Caso esemplare, non esaustivo del totale delle casistiche, le giovani coppie in difficoltà, che vedrebbero privarsi di risposte adeguate per i nuovi nati. Diversi cittadini mi segnalano che i tempi di attesa per un appuntamento presso i servizi sociali sono anche di 30 giorni. Se ciò corrisponde al vero, si tratterebbe di un fatto del tutto inaccettabile per una città degna di questo nome, che dovrebbe ricevere i propri cittadini in difficoltà nel più breve tempo possibile. Considerato che la fotografia della base sociale è uno degli strumenti concreti di analisi territoriale, fondamentale per una consapevole osservazione dei fenomeni socialmente rilevanti che insistono in un determinato territorio, secondo gli ultimi dati dell'Istat, il fenomeno dei ragazzi dai 15 ai 24 anni net interessa circa 1.300.000 persone, circa il 20% della popolazione di questa fascia d'età. Tutto ciò premesso e considerato, chiedo al sindaco di fornire una ripartizione della popolazione corsichese per fasce di età e per fasce di reddito, di illustrare le statistiche relative ai ragazzi net sul territorio corsichese, suddivisi per fasce di età 15-24 e 25-30 anni. Se l'amministrazione comunale ha stipulato convenzioni con i privati in modo tale da garantire a tutti i bambini corsichesi in lista di attesa la frequenza dell'asilo nido. In caso di risposta affermativa, di indicare la data di stipula della convenzione. In caso di risposta negativa, se l'amministrazione ha intenzione di procedere in tal senso. Se è intenzione di questa amministrazione aggiornare i criteri per la concessione di contributi e benefici economici eliminando il vincolo della residenza nella nostra città da almeno 5 anni. Se è intenzione di questa amministrazione abbattere le liste di attesa per gli appuntamenti presso i servizi sociali e in caso di risposta affermativa quale azione intende intraprendere al fine di raggiungere tale scopo. Grazie. Grazie consigliere Salerno, prego assessore Raimondo la risposta. Sì, buonasera. Allora, questa lunga interrogazione del consigliere Salerno, con una premessa lunghissima e però con 5 domande di cui il consigliere già sa la risposta ed è la seguente la risposta. Intanto per quanto riguarda la ripartizione della popolazione corsichese è un dato in possesso del consigliere comunale Salerno, perché non dubbio, comunque se non l'ha letto glielo rileggo io. La composizione per età prescolare 0-6 anni ci sono 2.120 bambini, scuola dell'obbligo ci sono 2.427 bambini, poi quella che noi qualifichiamo come forza lavoro di prima occupazione, cioè dai 16 ai 29 anni, ci sono 4.720 persone, in età adulta 30-65 anni 17.084 e gli over 65 sono 8.540 per un totale di popolazione residente al 31-12 dello scorso anno di 34.891 persone che sono residenti nel comune di Corsico. Per quanto riguarda le fasce di età, e questo invece è un dato che il consigliere Salerno ricorderà e abbiamo ricordato su sua richiesta attraverso gli uffici del reddito, diciamo che il reddito dichiarato medio nell'ultimo disponibile che è il 2015 del comune di Corsico dei cittadini è 21.592 euro. Tenete conto che questo è il reddito medio di Corsico, il reddito medio della provincia di Milano è 28.180, il reddito medio della Lombardia è 24.510, il reddito medio italiano è 20.674, quindi siamo leggermente al di sopra del reddito medio italiano e al di sotto invece del reddito della provincia di Milano che è 28 contro i nostri 25 e della tutta Lombardia che è 24 contro i nostri 21,5. Un'altra analisi che, insomma, poi sono dati che se vuole adesso posso dare al consigliere Salerno, un'altra analisi che dal 2001 al 2015 dei redditi, insomma, IRPEF c'è sempre stato un trend in aumento, quindi dai 16.477 che era la media del 2001
fino ad arrivare appunto ai nostri, agli attuali 21.592, è sempre stato un trend leggero aumento, ma c'è sempre stato un trend in aumento. Per quanto riguarda le statistiche relative ai ragazzi nerd sul territorio corsichese suddivisi per fasce di età, non è un dato in possesso, questa statistica della, che è in possesso dell'amministrazione comunale, peraltro apro una piccola parentesi, per quanto alle politiche insomma, che sono rivolte anche ai giovani, da qualche anno è competenza dei piani di zona e su questo purtroppo devo dire che c'è una latitanza importante dei piani di zona del sud-ovest milanese sulle politiche giovanili, si vede che su questa cosa dovremmo comunque mettere mano, perché sono assolutamente nulle le politiche giovanili di piano di zona del territorio del, del corsichese di cui oggi è capofila il comune di Cesano Boscone, e ormai da 2-3 anni è una competenza proprio della regione Lombardia assegnata ai piani di zona, quindi anche su questo mi impegno sindaco a dare un po' una svegliata ai colleghi degli altri comuni su questo tema. Per quanto riguarda l'amministrazione, se ha stipulato convenzioni con gli enti privati, la risposta è no, e il consigliere Salerno sa che qualche giorno fa questo consiglio comunale ha approvato le nuove linee di indirizzo per indire un nuovo bando per riaprire gli indomonti, e su questo ci siamo già soffermati, scusate, quindi è inutile farlo ancora. Se è intenzione di questa amministrazione aggiornare i criteri per la concessione di contributi eliminando il titolo di residenza dei 5 anni, la risposta è no. E no, perché tra l'altro già la nuova legge Maroni sulle case popolari stringe ancora di più questo vincolo rispetto all'attuale, e le politiche sociali della regione Lombardia stanno andando in una direzione più stringente in linea con quella che è quella anticipata dall'amministrazione comunale di Corsico. Se è intenzione di questa amministrazione abbattere le liste di attesa per gli appuntamenti presso i servizi sociali, la risposta è sì, e sarà una che sarà già operativo nei prossimi giorni, perché si è concluso finalmente positivamente il concorso per l'assunzione del quarto assistente sociale, che è stato individuato e tra pochi giorni prenderà servizio presso i nostri uffici, quindi un'altra promessa mantenuta da questa amministrazione comunale. Grazie. Grazie Assessore Raimondo, prego Consigliere Salerno. Sì, allora, questa volta lo dico in premessa che non sono soddisfatto e ora vado anche ad esplicitare il perché, e lo farò punto per punto. Allora, innanzitutto io al primo punto chiedevo di fornire una ripartizione della popolazione corsichese per fasce di età e per fasce di reddito. L'assessore effettivamente ha dato una ripartizione per fasce di età della popolazione. Io chiedevo una ripartizione per fasce di età e per fasce di reddito. Ha dato il reddito medio della popolazione, tra l'altro popolazione che risulta dichiarante, perché non sulla popolazione totale, perché basta andare su comunitalian.it che poi prende i dati Istat, sulla popolazione totale 15.524, sempre i dati del 2015. E quindi non mi ha dato una ripartizione per fasce di reddito e per fasce di età. Interessante era vedere il match tra questi due dati, perché chiaramente l'obiettivo della interpellanza era appunto scritto nel titolo, stato di salute dei servizi sociali, e soprattutto evidenziato nel primo punto delle premesse, cioè se uno vuole fare delle pianificazioni di servizi sociali, una programmazione efficiente ed efficace poi nei confronti della cittadinanza che deve beneficiare del lavoro dell'amministrazione comunale, innanzitutto vorrei avere una fotografia della cittadinanza. Se io so semplicemente qual è la ripartizione per fasce di età e qual è il reddito medio, ovviamente questo dato mi serve a poco e niente, perché il reddito medio mi dice semplicemente che siamo un comune che purtroppo nel nostro ambito territoriale, quello del corsichese, è il più povero. Se andiamo a vedere il sud-ovest, peggio di noi c'è credo solo Rozzano, però che comunque è molto vicino a noi come dati, che però ha una popolazione forse della metà o poco più che vive in case ALER. Da noi il dato è differente, e diciamo quindi che abbiamo anche una bella piaga sociale a Corsico da non sottovalutare, però soprattutto
non è possibile fare delle politiche sociali né di politiche attive del lavoro serie senza avere almeno un intreccio di questi dati, tralasciando ovviamente le fasce di età più basse che ovviamente non possono che avere reddito zero, però chi è già in età lavorativa, avere una fascia di reddito matchata con la fascia di età chiaramente può essere utile per vedere un po' quanto è il reddito ad esempio dei più giovani, quanto è il reddito della fascia media di popolazione, della fascia che magari sta per andare in pensione, eccetera eccetera. Poi il fatto che non ci siano dati sulle statistiche dei ragazzi NEET mi preoccupa, e mi preoccupa perché vedo che l'assessore ha avuto subito la prontezza di dare la colpa a chi oggi gestisce il piano di zona, mentre su tutte le altre politiche dà la colpa, quelle ovviamente locali, dà la colpa ai 70 anni di governo del centro-sinistra, come a dire noi oggi governiamo da 2 anni e mezzo che andiamo per i 3, però non è colpa nostra, è colpa di chi c'era prima. Il piano di zona, che invece è stato governato da Corsico sempre, ma da Cesano Boscone da meno di 2 anni, è colpa di Cesano Boscone. Apprezzo la coerenza, assessore, ovviamente una battuta. Però non avere nessun dato è allarmante, perché vuol dire che non si possono attivare delle politiche giovanili serie sul nostro territorio. Ovviamente quella sui nidi, quando ho scritto questa interrogazione era il 7 novembre, ho protocollato il 7 novembre, ovviamente la delibera è stata votata pochi giorni fa con il nostro voto fieramente contrario, perché questa convenzione non porterà nulla, e chiaramente non aver pensato neanche a un piano B, perché questo sarebbe un ottimo piano B, mi spiace, però vedo che non è proprio vostra intenzione quella di offrire un servizio di qualità alla prima infanzia. Poi il vincolo della residenza della nostra città da 5 anni, il fatto che non si voglia togliere, male, male, perché innanzitutto non si possono dare risposte a quei cittadini, a quelle cittadine che pur pagando le tasse non potranno ricevere alcun tipo di contributo o beneficio economico dal comune. E magari questi cittadini mi potrebbero venire in mente di dire ma come? Io le tasse te le devo pagare, però tu i contributi e benefici non me li dai. C'è qualcosa che non va. Effettivamente ci sono tante cose che non vanno. Non a caso governate voi, lo fate male. Poi, sulle liste d'attesa, ci mancherebbe altro che non fosse nelle sue intenzioni, assessore, abbattere le liste d'attesa. Ovviamente fa piacere che sia stato assunto un assistente sociale. Mi farebbe ancora più piacere se ci fosse un serio sistema di monitoraggio dei dati delle liste d'attesa, la media, la mediana, la moda e altri parametri statistici per valutare quant'è il tempo d'attesa medio dei cittadini che fanno richiesta ai servizi sociali. Non so se ha dei dati di questo tipo, immagino che il comune sia in possesso, se non è in possesso male, perché questo vuol dire che se non c'è un monitoraggio non c'è neanche una seria volontà di rimediare a degli episodi che sono chiaramente spiacevoli per la cittadinanza che giustamente chiede un aiuto e a cui il comune non sa dare risposte anche per queste gravi carenze. Detto ciò, risposto ai 5 punti, si può fare una chiosa finale sull'interpellanza nel suo complesso, dicendo che chiaramente se c'è una carenza così grande di dati non è neanche possibile fare una pianificazione seria dei servizi sociali. Per poter pianificare delle politiche sociali efficaci bisogna innanzitutto partire da dei dati a disposizione, dalle informazioni che poi vanno chiaramente elaborate per poter fare una programmazione seria e poi proporre delle politiche sociali. Lei, non ricordo bene da quanti mesi è assessore, comunque sono un bel numero di mesi, quasi un anno ormai, il fattaccio credo sia avvenuto questa estate. Però il fatto che in tutti questi mesi lei non si sia preoccupato di fare in modo che i suoi uffici avessero questi dati a disposizione non mi fa pensare altro che lei è lì soltanto a scaldare la sedia, non a fare l'assessore ai servizi sociali. Grazie.
Grazie consigliere Salerno, prego assessore Raimondo. Posso dire che non sono soddisfatto neanche io della replica di Salerno? Allora, intanto ho ascoltato con una certa preoccupazione che il capogruppo, anzi l'ex capogruppo del Partito Democratico, consigliere comunale di un partito di sinistra che si presume vicino ai più deboli, abbia definito l'insediamento ad Anticorsico una piaga sociale. E questa roba è molto grave. Credo che il consigliere Salerno, dopo aver ascoltato la legislazione, debba chiedere scusa a chi abita in quel quartiere che questa amministrazione invece sta cercando di tutelare. Prima cosa, perché bisogna anche stare attenti a quello che si dice. Seconda cosa, non è assolutamente vero che questa amministrazione non ha una programmazione in tema di servizi sociali, perché questa cosa significa non rispettare il lavoro delle persone che presso questo comune, i dipendenti, gli assistenti sociali, gli amministrativi, i dirigenti, le posizioni organizzative che sono tantissime e che si occupano tutti i giorni di servizio alla persona, nel silenzio quotidiano di chi invece magari strilla perché c'è un marciapiede rotto o una strada da asfaltare, perché i problemi della gente, quelli veri, si affrontano con silenzio. Io devo dire grazie a chi invece da sempre, da ben prima di me e da ben prima di questa amministrazione, sui servizi sociali ci sta veramente mettendo la faccia, ma questa è questione di stile. Quindi la programmazione c'è anche in sintonia e in sinergia con le altre amministrazioni comunali del territorio, innanzitutto il piano di zona, di cui questa amministrazione fa parte, pur non essendo più capofila, ma essendo propositiva, e andate a chiedere agli altri sindaci che sono della vostra parte politica se gli interventi dell'assessore Raimondo in quel consesso sono sempre interventi propositivi per fare proposte e cercare di trovare delle soluzioni anche per cittadini che non riguardano necessariamente il comune di Corsico, ma gli altri 5 comuni del piano di zona. Quei dati che chiede il consigliere Salerno non sono dati in possesso di un'amministrazione comunale, non abbiamo i dati per reddito e per fasce di età. Se vuole chiedere dei dati più approfonditi lo può fare, peraltro la sede opportuna non è l'interrogazione, che si vede che c'è anche una cattiva conoscenza del regolamento, ma è l'accesso agli atti. Il consigliere comunale, qualunque consigliere comunale con l'accesso agli atti, può chiedere tutta la documentazione che vuole e lo può fare. Le interrogazioni servono per interrogare su quelli che sono gli indirizzi politici. Io sugli indirizzi politici sono pronto a confrontarmi con il consigliere Salerno, con il quale abbiamo sempre due posizioni contrapposte, ma non mi confronto sui dati Istat, sui dati IRPEF o sui dati dei redditi, perché quelli sono dati che può prendere tranquillamente con un accesso agli atti. Grazie. Grazie assessore Raimondo. Torniamo alla prima interpellanza, visto che l'assessore Basile sarà aggiunto, quindi entriamo alla prima, interpellanza urgente al protocollo generale 22010 e 2310-2017, perché è stato concesso il patrocinio a un'associazione vicina alla ideologia nazifascista. Riferimento consigliere Salerno, Masiero, prego, consigliere Masiero. Grazie, buonasera assessore. Questa interpretazione è stata presentata il 23 ottobre scorso, la discutiamo soltanto ora, mi dispiace, ma credo che i temi che solleviamo siano particolarmente rilevanti per la vita democratica della nostra città. Ne do lettura. Viste le vibranti proteste e il clamore mediatico suscitati dalla concessione del patrocinio comunale all'associazione Branco, culminata nel comunicato promosso da ANPI e sottoscritto da numerose associazioni e forze politiche della città, i sottoscritti consiglieri presentano la seguente interpellanza urgente. Perché è stato concesso il patrocinio ad un'associazione vicina all'ideologia nazifascista? Il riferimento alla delibera di giunta numero 153 del 3 ottobre 2017. L'Alta Reazione è un'associazione nazifascista organizzata in 5 branche, ovvero entità associative e commissioni specifiche ramificate sul territorio. Branco Onlus, Memento, Lupi delle Vette, I Lupi danno la zampa e Wolf on the Ring. Realtà e azione, con tutte le sue ramificazioni, partecipa a commemorazioni fasciste e contribuisce alle ristrutturazioni delle tombe dei repubblichini. L'associazione Branco
strettamente ed esplicitamente collegata all'associazione nazifascista della Dichiarazione, poi facilmente verificabile sul sito internet dell'associazione stessa. L'associazione Branco si è spesso impegnata in campagne discriminatorie di natura omofobica, xenofoba o contro i diritti alla libertà di scelta delle donne, in particolare contro la legge 194. L'associazione Branco, in quanto emanazione di Dichiarazione, è portatrice di valori di natura eversiva e di evidente contrasto con il dettato costituzionale. L'associazione Branco ha dichiarato nel comunicato di rinvio a tempo indeterminato dello spettacolo postato su Facebook l'esistenza di unità di intenti e vedute con il comune di Corsico. La giunta comunale ha già commesso in passato gravi leggerezze nella concessione dei patrocini, si ricorda in particolare la vicenda dello stocco di marmo, danneggiando gravemente l'immagine della città e la credibilità delle sue istituzioni. Si chiede dunque al sindaco se la giunta fosse o meno a conoscenza, in questo caso evidentemente all'assessore delegato, se la giunta fosse o meno a conoscenza di stare assegnando un patrocinio comunale ad un'associazione vicina all'ideologia nazifascista e i cui principi ispiratori sono in diretto contrasto con i valori della Carta Costituzionale, per quale motivo sia stato assegnato il suddetto patrocinio. Qualora la giunta non ne fosse stata a conoscenza, per quale motivo non si è osservato il controllo dovuto sull'associazione a cui si stava assegnando il patrocinio? Si smentisce o meno la comunità di intenti e vedute dichiarata dalla suddetta associazione vicina all'ideologia nazifascista? Lo dicono loro. Per quale motivo, alla luce delle considerazioni qui sopra, lo spettacolo è stato rinviato ad andare a destinarsi, ma il patrocinio del comune non risulta essere stato ritirato? Grazie. Grazie, consigliere Mazzero. Prego, assessore, così la risposta. Allora, a me dispiace, ma chiedo, cioè che non venga strumentalizzata la mia dichiarazione. Anche questa volta si ero ricoverata. E ringrazio Dio perché mi ha fatto veramente il miracolo, perché ero più di là che di qua. Adesso entro in merito alla questione. In data 25/7/2017, quindi io non c'ero, no? È stata protocollata una richiesta, no? Di, a nome di Plebani Alice, no? Di erogazione di fondi per il progetto Una culla per la vita, con la proiezione di un film, Un piccolo principe, no? Con offerta libera. Ho detto di sì al progetto poiché mi ha colpito il contenuto della richiesta, della proposta, perché io sono sensibile. Mi sono vista una mamma e una bambina e quindi mi sono lasciata andare, giustamente, no? Ho pensato ai bambini gettati nei cassonetti, no? Nell'immondizia. Ho deciso di dire sì alla vita che nasce, quindi ho detto sì al progetto per una vita, per mettere fuori alle chiese e in altri luoghi, cioè dei cassonetti che raccolgono i bambini e si salvino e non muoiono, cioè nell'immondizia o che per altro. Allora, a prescindere da questo fatto, da chi l'ha proposto, io avrei detto di sì comunque a qualsiasi colore politico, no? Perché, cioè, quello che contava per me era la vita, no? È la vita di questi bambini, no? E vi chiedo, no? Cioè, di avere, siete consiglieri di minoranza, di maggioranza, di opposizione, di comprendermi, no? Se volete, se non volete, sì. Comunque, questo è il mio corpo. Io sono per la vita, ho detto di sì alla culla della vita, piuttosto che vadano gli unici. Indipendentemente da questo, io ripeto, fossero stati rossi, bianchi o gialli, io avrei detto di sì. Grazie. Grazie assessore Basile, prego consigliere Mazzero. Da quando è permesso al pubblico di applaudire? Grazie Presidente. Per di cose, innanzitutto è convenzione qui che non si facciano nomi di persone. Mi scuso. Per cui
secondo luogo, io ovviamente ho rispetto della sua sensibilità, quindi in questo senso non ho alcun commento da fare rispetto alle dichiarazioni che lei ha fatto, salvo uno, ed è che in questo paese esistono delle leggi per cui nessun bambino è destinato a finire in accassamento. Ci sono delle leggi che proteggono evidentemente la possibilità per una madre... Qualche 20 giorni fa, si è trovato in accassamento. La possibilità per una madre di rinunciare alla maternità e quindi di dare in affido i propri bambini nel caso desiderino comunque, non si sentano in grado comunque di affrontare la maternità. Ma non desidero polemizzare su questo aspetto, non è questo. Dal punto di vista quindi personale, lei ha il mio rispetto, come ben noto. Dal punto di vista politico, lei non ha risposto a nulla. Io ho chiesto se la giunta fosse o meno conoscenza di stare assegnando un patrocinio comunale all'associazione cinetologia nazifascista. Deduco che lei mi sta rispondendo di no dalla sua risposta. No, scusi, non ho capito adesso. Bene, ho chiesto se la giunta, quindi l'assessore competente, fosse o meno a conoscenza di stare assegnando un patrocinio comunale ad un'associazione vicina all'ideologia nazifascista. E lei mi sta dicendo, quindi in questo caso, di no, perché lei... Non ho detto di no. Però... E beh, io ho chiesto questa cosa, non ho avuto una risposta, l'assessore ha potuto rispondere. Grazie, scusi. Mi danno la parola. Mi perdoni. Scusate. Dice sempre lo stesso regolamento. Lei ci dice se è soddisfatto o meno, se non è soddisfatto perché non è soddisfatto, e l'assessore poi avrà il diritto di replicare a quello che lei dice. Allora, le ripeto queste domande, per così dire se le annota e poi mi risponde sì o no. Quindi, la giunta è a conoscenza o meno di stare assegnando un patrocinio comunale a un'associazione vicina all'ideologia nazifascista? Sì, non era a conoscenza, perché non si è controllato? Se l'associazione Branco dice che c'è comunità di intenti con la giunta, è un'associazione antifascista, lo smentite? Per quale motivo lo spettacolo è stato rinviato e non cancellato definitivamente una volta, realizzata qual era la natura di questa associazione? Se lei mi risponde in merito, posso essere soddisfatto o meno. Se non mi risponde non posso che essere soddisfatto, capisci? Grazie consigliere Masiero, prego assessore per la replica, se vuole replicare. Allora, la giunta probabilmente non era a conoscenza, in quanto, ripeto, io sono stata e prego di non strumentalizzare, no? Cioè ero stata ricoverata e quindi gli uffici preposti in data 22 luglio, no? 2017 avevano accolto questa richiesta, no? Di contributo. E però la richiesta è stata lì, fino a quando poi io in ottobre sono stata dimessa dall'ospedale, no? E si presentano tutti questi casi, no? Per cui io penso che cioè debba essere l'ufficio che deve vagliare se uno ha diritto o meno, se uno appartiene ai fascisti o no, ha capito? Mi dispiace, cioè la responsabilità è di chi istruisce la pratica, non è certo la parte politica che è la responsabilità. Grazie, quindi forse la domanda va fatta da me. Grazie. Grazie assessore Pasini, andiamo avanti. Interpellato protocollo generale 3823 del 14/11/2017, l'amministrazione intende procedere velocemente all'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di Viale Resistenza, angolo via Vigevanese, via 24 Maggio e via Fratelli di Dio. Consigliere Salerno, prego. Grazie. Premesso che il 28 settembre 2015 fu posto in consiglio comunale attraverso un'interpellanza il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Pare che l'allora assessore di competenza abbia dichiarato in risposta alla stessa che per lui questi problemi fossero di vitale importanza e che tali interventi venivano eseguiti conformemente a quanto progettato in uno studio per lo sviluppo di accessibilità urbana del 2003, ogni qualvolta un tratto di marciapiede diventa oggetto di intervento manutentivo straordinario. Considerato che
i marciapiedi di Viale Resistenza, angolo Via Vigevanese e angolo Via 24 Maggio, Via Fratelli di Dio, sono un'importante via di accesso per i numerosi nostri concittadini che frequentano il parchetto Montello Resistenza, principale polo ricreativo del quartiere Europa Giardino, oltre che per il mercato settimanale di Via Montello. Il sindaco ha dichiarato che questa amministrazione ha provveduto e sta provvedendo al rifacimento dei marciapiedi. Sarebbe auspicabile in tal senso individuare come prioritari gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi che ne sono provvisti. Tutto ciò premesso e considerato, chiedo al sindaco se intende abbattere le barriere architettoniche dei marciapiedi di Viale Resistenza, angolo Via Vigevanese, Via 24 Maggio e Via Fratelli di Dio. Ho allegato una ricca documentazione fotografica che è stata effettuata il 13 novembre, fornendo così una risposta ai numerosi cittadini del quartiere Europa Giardino che ne lamentano la presenza. Se questa amministrazione ha provveduto a integrare lo studio per lo sviluppo di accessibilità urbana rispetto a quello ereditato, in caso di risposta affermativa, indicare gli aggiornamenti effettuati comprensivi della data in cui gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono stati oggetto di integrazione. Come mai, nonostante abbia dichiarato che si stia provvedendo al rifacimento dei marciapiedi, quelli che consentono l'accesso al parchetto Montello Resistenza e al mercato settimanale di Via Montello risultano ancora inaccessibili alle persone diversamente abili con limitata capacità motoria o sensoriale, nonostante l'elevata frequenza del luogo da parte dei cittadini? Grazie. Grazie consigliere Salerno, prego sindaco per la risposta. Sì, grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il consigliere Salerno di questa interpellanza perché mi dà la possibilità anche, oltre che rispondere, di dire un attimino qual è l'andamento dei lavori e delle cose che già sono state fatte. Se il tema è il discorso dell'eliminazione delle barriere architettoniche dei marciapiedi, la risposta è assolutamente sì. Non solo Montello, Resistenza, Vigevanese, ma tutta Corsico, perché Corsico per molti è un ostacolo dal punto di vista della mobilità pedonale. Devo dire che già tanto abbiamo fatto, e lo dico senza presunzione alcuna. Abbiamo già adeguato marciapiedi dell'Alzaia, abbiamo adeguato Piazza Petrarca, stiamo adeguando altri marciapiedi ed è chiaro che questo marciapiede a cui lei fa riferimento è veramente conciato e che dà grosse difficoltà da un punto di vista della mobilità e dell'accessibilità. Noi, ovviamente, come aveva già risposto un tempo fa assessore alla partita, ogni qualvolta che un marciapiede è interessato ad un intervento interveniamo per la messa a norma. Questa è la regola generale. In questo caso le posso anticipare che i prossimi interventi, che adesso andremo al completamento di altri di lavori che sono aperti, per cui con asfaltature e con interventi diciamo di completamento di parte manutentiva già in corso d'opera, le posso anticipare che questo marciapiede sarà interessato dai lavori a cui mi fa riferimento. Per cui vi posso dire che se qualche cittadino le chiede, che questo marciapiede a breve, ovviamente entro fine anno, avrà risposta affinché praticamente tutti quelli che sono gli elementi di ostacolo possono essere rimosse, perché purtroppo lei sa molto bene che Corsico, oltre ad avere dei marciapiedi poco utilizzabili dal punto di vista della godibilità, perché molto piccoli, abbiamo la stragrande maggioranza dei marciapiedi che sono con dei gradini in alcuni casi molto alti, in altri casi alti ma non... Le faccio solo un piccolo esempio. Santa Dele, abbiamo consentito a un condominio che rimanevano quasi prigionieri in casa di ripristinare un marciapiede proprio, angolo dove abbiamo il bene confiscato, che era alto circa 50-60 centimetri. Sì, una roba incredibile, incredibile. Abbiamo risollevato, se lei lo va a vedere,
abbiamo risollevato il marciapiede, riportato a livello, finalmente hanno un gradino, per cui lì addirittura stavamo parlando che non consentivamo neanche l'uscita di casa propria, per cui noi su questo siamo molto attenti, ovviamente stiamo facendo parecchi investimenti e ne faremo, per cui grazie alla sua segnalazione, era all'interno di quelle che sono le linee di programma su cui andremo ad operare se nelle prossime manutenzioni, e se questo è sufficiente può tranquillamente tranquillizzare quei residenti che a breve riusciremo a dare. Poi qui ci sarebbe da dire che sarebbe da rifare totalmente tutta l'area, perché anche lì ci abbiamo da lavorare parecchio. Grazie. Grazie Sindaco, prego consigliere Salerno. Sì, grazie. Allora, ovviamente nel momento in cui si decide di abbattere le barriere architettoniche è sempre un qualcosa che fa piacere, che occorre fare, anzi io aggiungo che è doveroso fare, perché quando si governa una città, se si vuole governarla e non amministrarla, occorre darsi da fare e non limitarsi all'ordinario. E questo, così come dà a lei l'opportunità per dire che hai fatto due marciapiedi con l'abbattimento delle barriere architettoniche in 2 anni e mezzo, dà anche l'opportunità a me di dire che bisognerebbe dare una maggiore attenzione alle periferie, perché spesso e volentieri sono quelle aree che sono dimenticate dalle amministrazioni e su cui invece occorre dare una risposta anche in tempi celeri. Tutte le nostre periferie hanno bisogno di manutenzioni e pertanto io invito a focalizzarsi innanzitutto su quelle aree, perché anche perché sono forse le meno, diciamo così, sono quelle che sono meno sotto i riflettori, ma che su cui maggiormente vengono trascurate, sulle quali occorre quindi una maggiore attenzione. Ne approfitto anche per dire un'altra cosa, che un conto è il rifacimento di marciapiedi, di strade, che è ordinaria amministrazione e che ci mancherebbe altro, che nel momento in cui uno ha la possibilità economica di farlo, perché non tutti i comuni purtroppo ce l'hanno, queste cose le deve fare, quindi non fa nulla di più rispetto al proprio dovere. E un altro punto però è governare, quindi darsi da fare per vedere proprio delle vere e proprie riqualificazioni, come può essere ad esempio la realizzazione di un parco, la realizzazione di un completamento di un'area che da tempo viene trascurata. E io quello che invito a fare quello che hanno fatto i nostri vicini, cioè attuare il bilancio partecipativo. Il Comune di Cesano Boscone ha attuato il bilancio partecipativo, i cittadini si sono potuti esprimere e hanno scelto tra una serie di proposte, tra l'altro messe in campo da loro stessi, mettere a posto delle aree proprio del proprio comune. Pertanto, e questo significa dedicare proprio una parte del bilancio comunale a quel progetto e fare in modo che siano i cittadini stessi ad esprimersi su questo punto. Sarebbe una vera e propria operazione di buon governo. E ogni tanto, anziché sputare sempre sul lavoro che fanno gli altri, come purtroppo è capitato di assistere poco fa, magari anche prendere esempio sarebbe cosa buona e giusta. Grazie. Quindi è soddisfatto o non è soddisfatto? Però quando vi do la parola, vi dovete dire all'inizio se siete soddisfatti o meno, cioè che è alla base, io vi dico la parola per sapere se è soddisfatto. Soddisfatto o non è soddisfatto? Non è che mi interessa a me, se l'età deve mettere nel male. Parziale. Parzialmente soddisfatto. Il sindaco risponde, prego sindaco con la risposta, grazie consigliere Salerno. Ma perché se il consigliere Salerno non è soddisfatto, credo se con la replica riesco a soddisfare. Ce la metto tutta. Ci senti sindaco? Ha sentito quello che ho detto?
consigliere, per lei ha detto parzialmente soddisfatto, e io le sto dicendo, nella replica, magari sono più convincente affinché lei si soddisfi un attimino di più. Visto che lei, cerco di migliorare il rapporto con lei, ma con lei si fa veramente molto fatica, perché lei è provocatore. E lo fa in maniera scientifica, perché lei non costruisce nulla. Ma glielo ho detto, ma lei ha tempo comunque per crescere, per cui su questo credo che lungo il suo percorso della sua carriera, fortunata, gli auguro, politica, avrà tante occasioni per mettersi in campo e dimostrare esattamente cosa sarà capace di fare. Trascura due aspetti fondamentali. La prima, c'eravate voi prima a governare, per cui non dovete dare lezioni a chi vi parla, perché chi vi parla... Quando c'ero io, delle cose glielo ripeto, lei non era neanche in questa sala di consiglio comunale, perché lei, da amministratore, non capisce nulla, non ha dato atto nulla, non ha lasciato traccia di nulla. Di lei a oggi non si ricorda nessuno di quello che ha fatto politicamente. Allora non lo dica chi ha fatto qualcosa per questa comunità. Quando lei farà le cose che ho fatto io, bene o male, si sorbirà quelli che sono le critiche, perché quando si lavora si può anche subire le critiche, lo faccio volentieri, ma non accetto le provocazioni, soprattutto quando vengono da persone come lei. Allora lei, che funge da stimolatore, a lei mi crea degli stimoli, non gli dico quali. Da questo punto di vista le consiglio di guardare, io ho un book fotografico di come mi avete consegnato la città. Abbiamo rifatto, no, mi lasci parlare, perché lei, io non voglio, perché poi lei mi porta, io non vorrei parlare cosa avete fatto, cosa stiamo facendo, lei mi parla di Cesano Boscone, io dico che ognuno ha un obbligo, quando ricopre una carica, di assumersi le sue responsabilità, perché chi occupa questi posti risponde alla comunità e rispondono ai cittadini che l'hanno votato. E allora, chiaramente, quella forma di democrazia che voi predicate, della democrazia partecipata, siamo in democrazia delegata, che è una cosa un po' diversa, ognuno si assume le responsabilità e su quello che compie sarà giudicato nel 2020, per cui nel 2020, siccome non faccio il professionista della politica, ci siamo con assoluta tranquillità, lei si proponga come sindaco e sono pronto a sfidarlo. Però non voglio vincere facile. Grazie sindaco. Andiamo avanti. Ci siamo al microfono, grazie. Andiamo avanti, interpellanza protocollo generale 24.895 del 24.11.2017, il diritto alla casa è una priorità. Consigliere Salerno sempre, prego. Non posso più di tre interpellanze al giorno. Quante ne ha fatti? Il medico lo chiede da via. Il medico, dottore, posso tre interpellanze? È l'ultima, la parte. Guardi, il regolamento dice tre. Guardi, se vuole in qualità di presidente le do la possibilità in modo che le finiamo tutte magari stasera e abbiamo un'interpellanza che dovrebbe essere urgente. Se sta bene, non faccia polemiche su quelle che sono le decisioni prese attenute a quelle che sono le norme del regolamento che voi avete fatto e che io faccio applicare alla lettera. Allora io chiedo che questa venga passata. Va bene, allora andiamo avanti. In ogni caso avrei fatto leggere anche l'altra, come gli ho detto 30 secondi fa, l'intenzione era quella di finirle tutte. Quindi visto che non vuole leggere, non gliela faccio leggere e andiamo avanti. Prego, alla prossima interpellanza, protocollo generale 19.07, 26 gennaio 2018, gravi inadempienze del servizio di ristorazione collettiva. Consigliere Dandoni, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti. Premetto che in data 23 gennaio 2018 l'amministrazione comunale ha inviato una lettera alla società CASD, che ho allegato all'interpellanza, che ha in appalto il servizio di ristorazione collettiva e che è stata pubblicata sul sito del comune. Nella stessa è stato tra l'altro comunicato quanto segue.
Per ciò che riguarda la somministrazione di frittata contenente latte ad una alunna con dieta anorante che ha causato il ricovero in ospedale della minore, comunichiamo che, riscontrato che negli ultimi mesi si sono verificati analoghi casi di somministrazione di dieta errata che hanno portato al ricovero dei minori interessati, acclarato che a seguito di tali casi il direttore del centro cottura si è formalmente impegnato con questa amministrazione comunale e con il circolo di qualità ad attivare procedure e protocollo di controllo perché situazioni di questa gravità non dovessero più ripetersi, tutto ciò premesso e considerato il procrastinarsi di questi gravi episodi, pur prendendo atto del vostro impegno nel sensibilizzare gli operatori presenti presso il centro cottura, essendo tuttavia in presenza di recidive che compromettono la salute degli utenti, ancorché minori, ai sensi dell'articolo 82 del CSO, ci vediamo costretti ad applicare la seguente sanzione. E qui chiudo quello che è stato il testo messo in pubblicazione sul sito. E la sanzione si è trattato di 2.000 euro in quanto il livello di inadempienza è stato classificato molto grave. Nella scorsa legislatura era stato steso un dettagliato protocollo finalizzato a garantire un accurato controllo per la somministrazione delle diete a partire dalla preparazione del pasta al centro di cottura, il trasporto dello stesso fino alla somministrazione al bimbo o alla bimba i cui genitori avevano presentato idonea certificazione medica attestante l'allergia di cui era affetto il minore. Alla stesura di questo protocollo avevano partecipato rappresentanti dell'amministrazione, della società CAMST, del circolo di qualità e delle istituzioni scolastiche. Questo ennesimo gravissimo episodio ha allarmato il bimbo e la bimba che hanno subito le conseguenze di questa inadempienza, i loro genitori, il gruppo dei bimbi presenti al momento mensa, gli altri attori coinvolti, ivi compresi immagino la componente politica che ha gettato forte preoccupazione ed ha gettato forte preoccupazione rispetto alla sicurezza dei bambini e delle bambine che usufruiscono di questo servizio. Chiedo pertanto di sapere con urgenza se è stato verificato che il protocollo sul tempo sottoscritto è stato rispettato, quali provvedimenti ed azioni questa amministrazione ha intrapreso oltre all'applicazione della sanzione prevista nel capitolato della gara di appalto. Grazie. Grazie consigliere Landoni, prego assessore Raimondo. Grazie. Allora, come ha ricordato la... come ha ricordato il consigliere comunale Landoni nell'interpellanza, la stesura del cosiddetto protocollo finalizzato a garantire un accurato controllo per la somministrazione delle diete ha visto la partecipazione in passato di numerosi attori, rappresentanti dell'amministrazione comunale, della società CAMS, del circolo di qualità, delle istituzioni scolastiche e anche, non citato dal consigliere, la società Pulconal. Ognuno di questi ogni giorno, al momento della somministrazione del pasto presso i terminali di distribuzione delle scuole, svolgono un ruolo importantissimo e solo il rispetto del lavoro di squadra e delle procedure condivise possono assicurare che tutto si svolga al meglio e in sicurezza. All'inizio dell'anno scolastico in corso, proprio per rimarcare l'importanza del rispetto delle procedure, si è provveduto a trasmettere alle scuole, al circolo di qualità, a CAMS e Ulcona, nota riassuntiva delle procedure da seguire e protocollo di intervento specifico per le bambine e i bambini affetti da celiachia. Non solo, era stato caricato a CAMS anche, per voce del proprio direttore del centro cottura, ad impegnarsi appunto per apportare modifiche al protocollo da lei citato, proprio per consentire una maggiore attenzione e una maggiore sicurezza. L'episodio grave, sicuramente accaduto lo scorso 16 gennaio, ha visto il consueto tempestivo intervento dell'amministrazione comunale, peraltro lo dico, lo possiamo dire, il sindaco è stato in contatto con la famiglia, io stesso fino a tardi con il dirigente scolastico, non appena abbiamo avuto notizia di quello che era successo, e anche dei tecnici, ovviamente tempestivo intervento dei tecnici della società Ancora, che per conto dell'amministrazione comunale controllano la qualità del servizio di ristorazione collettiva. I provvedimenti adottati da questa amministrazione a seguito del gravissimo episodio sono quelli previsti dal vigente capitolato speciale idoneo di CSO. Nel caso specifico si è provveduto a combinare proprio in virtù
della recidiva è considerato che ciò è facoltà dell'ente appaltante, una sanzione superiore a quella prevista, quindi 2.000 euro, che è di più di quanto si dà di solito. Si è provveduto altresì a inoltrare richiesta formale al territorio a causa di porre in atto iniziative concrete per evitare il reiterarsi di questo tipo di errori che ha causato l'errata somministrazione di diete e di dette iniziative. Si è chiesto di fornire all'amministrazione relazione scritta a brevissimo, quindi entro questo mese, entro i prossimi giorni di febbraio. Quindi è evidente che l'amministrazione non ha assolutamente sottovalutato questo, ha fatto bene il consigliere comunale a porre l'attenzione, anche da genitore mi preoccupo. La preoccupazione dell'assessore e del sindaco è stata comunque elevata, ci siamo attivati subito con gli uffici, sono cose che sono episodi spiacevolissimi, gravi per quanto mi riguarda, che bisogna evitare che si ripetano. Capitano purtroppo in tutte le amministrazioni e ci sono dei precedenti anche nel comune di Corsico. È importante però che quando queste cose accadono non vengano sottovalutate, e noi non lo abbiamo sottovalutato, ma si fa anche a volte il pugno duro e pugni sul tavolo con la società che si occupa di queste cose, perché devono capire assolutamente che l'attenzione è alta. Peraltro io ho forse da quando sono assessore è stato convocato una volta sola, sono stato anche quando è stato convocato al circolo di qualità di cui questa amministrazione si è voluta dotare, e peraltro è una cosa positiva, ritengo, perché non tutti i comuni hanno, per cui c'è un confronto diretto tra amministrazione, genitori e chi gestisce la parte della ristorazione, che può essere anche un momento di confronto e per far capire che c'è un'attenzione alta da parte sia dei genitori che dell'amministrazione nei confronti della società che gestisce l'appalto della ristorazione. Quindi quello che noi dovevamo fare, insomma, lo abbiamo fatto, e aver erogato questo tipo di sanzione dimostra che, passatemi il termine, eravamo parecchio arrabbiati, diciamo così, per quello che è successo. Grazie Assessore Raimondo, prego Consigliere Mondoni. Parzialmente soddisfatta Assessore, nel senso che capisco che abbiate attivato tutte le necessarie procedure, però l'invito che io faccio è a porre attenzione e a rivedere, siccome avevo io quella delega precedentemente, in quest'aula abbiamo avuto assemblee scatenatissime di genitori e a fronte di tutto quello che era successo avevamo steso quel protocollo. Probabilmente dentro a lì è possibile, ripercorrendolo, capire dove sta l'inghippo. In questo io mi auspico che con CAMST, con CONAL, sì, è vero, me la sono tralasciata nell'interpellanza, però io non volevo strumentalizzare il caso ultimo. La mia preoccupazione era sul fatto che è stato scritto che si sono ripetuti più volte questi casi con minori mandati in ospedale. Credo che su questa cosa, al di là della sanzione, sia necessario un percorso dove andare a mettere al palo dov'è l'inghippo, perché se le diete arrivano e vengono somministrate in modo errato, con un protocollo che parte dall'inizio, dalla preparazione al trasporto, alla somministrazione, qualche cosa succede. Per cui bisogna andare a puntare il dito e verificare insieme, se necessario, con azione anche di esposti, come sono stati fatti nel passato, perché la salute dei nostri ragazzi e dei nostri figli, come per voi peraltro, credo sia prioritaria su qualsiasi altro. Grazie. Grazie consigliere Landoni. Assessore, raccolgo l'invito del consigliere Landoni nel migliorare il protocollo che l'amministrazione precedente alla nostra aveva redatto, e migliorarlo anche con il confronto di tutti, e può essere l'occasione che il prossimo bando per la ristorazione, che andrà nei prossimi mesi gli uffici andranno a redigere, a pubblicare, in modo che con l'entrata in vigore della nuova società che gestirà questo tipo di appalto possa anche esserci un protocollo un pochettino più stringente. Quindi questo è un invito che raccolgo. Grazie Assessore, grazie a tutti, sospendiamo le registrazioni, riprendiamo per 10 minuti con il Consiglio Comunale. Grazie.